Grazie, grazie Don Franco. Avete colto tutti che mentre Don Franco tuonava le sue parole di giustizia è arrivato il sole. La coltre nuvolosa dei vescovi è stata trapassata da un segno. E adesso un altro pezzo di riflessione che viene dal mondo della religione, una religione alla quale io sono molto legato. Don Franco, le sue parole altissime, però è un parroco, lui invece è il pastefice massimo, la carica più alta della Chiesa pastafariana italiana, Marco De Paolini. Quando delle buone idee e un aspetto da imbecille si uniscono con grande... Viva i pastafariani! Grazie! Ramen! Frittelle, frittelli! Sono emozionato oggi perché devo dare voce a tutte le piratesse e i pirati della Chiesa Pastafariana Italiana che sono arrivati qui da tutte le pannocchie d'Italia! Fatevi sentire! Allora, ho pochissimo tempo, quindi voglio dire solo due cose molto molto semplici. Il primo è un messaggio per tutti voi che siete in piazza, per tutte le associazioni che da anni difendono il principio della laicità e lavorano seriamente perché questo principio si realizzi in uno Stato più giusto. Ecco, vogliamo dirvi che noi sappiamo che questo principio merita serietà. Lo sappiamo perché conosciamo tutte le implicazioni che la laicità ha sulla dignità della vita e anche della morte di quelli che non si riconoscono, come noi non facciamo, come noi non ci riconosciamo, né nei principi morali che ci vengono imposti dalle religioni dominanti con la complicità dello Stato. Grazie. A tutti voi voglio dire che insomma dietro queste bandiere colorate, sotto i tricorni e gli scolapasta dei nostri pirati, ci sono persone che credono veramente, veramente, seriamente nella laicità, nel andare avanti e realizzare uno Stato veramente laico, e sono disposte a impegnarsi in modo totale per questo obiettivo. Però noi abbiamo scelto un'arma diversa, e l'unica arma che noi usiamo è quella dell'ironia, perché crediamo che sia un'arma molto affilata e crediamo che si possa combattere l'ingiustizia anche con una risata. Quindi vogliamo dirvi che anche se vestiamo in modo stravagante, parliamo di un Dio fatto di spaghetti con le polpette, ecco, noi siamo in piazza con voi, saremo al vostro fianco. Siamo un'associazione religiosa e chiederemo il riconoscimento della nostra religione allo Stato, chiederemo gli stessi privilegi che vengono concessi alle altre religioni, perché vogliamo che lo Stato capisca la contraddizione di forgiare le leggi su dei principi morali che si basano su delle cose scritte in libri di fantasia migliaia di anni fa e su dogmi indimostrabili. Siamo qui, siamo al vostro fianco e lotteremo fino a seppellire questi retaggi del Medioevo sotto le nostre risate. E il secondo messaggio invece è per coloro che si riconoscono in altre divinità ed altre religioni, che magari non sono qui in piazza ma sono a casa, la pensano diversamente. Ecco, allora io voglio dire agli amici di altre religioni che se si sentono minacciati o magari presi in giro dal modo in cui noi dimostriamo la nostra religione, ecco, noi ci sentiamo presi in giro quando invece lo Stato spende miliardi dei nostri soldi, delle nostre tasse, per le loro religioni. E quando ci vuole imporre un modello unico di famiglia basato su dei criteri stabiliti, secondo loro, su dei libri,
e non riconosce invece il nostro modello della famiglia tradizionale pastafariana, che è un modello fatto, una famiglia composta da N persone di N orientazioni sessuali che si amano e che vogliono vivere insieme. Noi vogliamo che il nostro modello di famiglia tradizionale abbia la stessa dignità di quello di altre religioni. Noi ci sentiamo presi in giro e ci sentiamo anche offesi quando ci vogliono imporre un modello che limita la possibilità che ognuno di noi scelga liberamente come terminare la propria vita. E allora vogliamo dire che la nostra religione è la religione più tollerante, più buona del mondo. Insomma, abbiamo un Dio fatto di spaghetti, quindi penso che tutti possiamo riconoscere che sia un Dio buono, anche coloro che non credono possono riconoscerlo. E niente, semplicemente noi vogliamo diffondere questo messaggio di tolleranza, di amicizia verso le altre religioni. Amici di altre religioni, rinunciamo insieme a tutti i privilegi, tutti insieme. Quando tutti in questo Stato saranno uguali e avranno la stessa dignità, senza che conti la religione in cui credono o se non credono in nessuna religione, ecco, quando questa uguaglianza si realizzerà, allora noi ci ritireremo nelle nostre cucine, nei nostri luoghi di culto, a venerare in privato il nostro Dio e saremo tutti parte di uno Stato più giusto, uno Stato veramente laico. Allora io vi saluto, amici, fratelli, fratelle, vi invito insieme a noi, a tutti, invito a tutti ad unirsi al nostro grido di battaglia che è il verbo del nostro Dio. E questo verbo è Arr! Arr, fratelli! Arr! Buon appetito a tutti! Ciao!